ENAC con l'ingegner Cardi, che ha appena finito di raccontare quello che succederà con le nuove regole EASA, il regolamento unico europeo che aprirà tantissime cose che oggi non si possono fare, creerà sicuramente qualche novità che non a tutti sarà gradita, e vogliamo sapere da lui cosa ne pensa, cioè che cosa cambierà in soldoni quando il regolamento sarà attivo tra un paio d'anni. Beh, è difficile dirsi quali saranno le effettive conseguenze. Quello che possiamo immaginare è che intanto ha una sua positività in quanto introduce un livello regolamentare unico in tutta Europa, creando le condizioni anche per un interscambio che potrebbe essere anche interessante per i nostri operatori in tutta Europa. D'altro canto, ogni regolamento, per poter accomodare quelle che sono le esperienze dei vari paesi, riflette momenti di mediazione e quindi viene fuori in maniera differenziata rispetto ai singoli regolamenti nazionali. Credo che questo regolamento europeo non somiglia a nessuno dei 27 regolamenti nazionali che hanno dato origine alle discussioni, ai confronti e quant'altro. Quindi ci saranno sistemi come il nostro, che abbiamo un target a nostro giudizio più consistente, più strutturato, come nel governo e nel presidio delle regole, a un approccio un po' più liberale. C'è per contro da dire che a questo approccio più liberale fa anche però da contraltare l'apertura o l'obbligo quindi di registrazione di tutti i droni, quindi ampliando notevolmente quello che è il mercato e quello che è la platea di soggetti che dovranno registrarsi e quindi seguire le regole. Da questo punto di vista, rispetto al nostro sistema, un sistema che noi adegueremo per tempo in modo da evitare dei momenti di difficoltà per il sistema nazionale, l'obbligo di registrazione per i droni ad uso ricreativo è un passo avanti, perché pone in condizioni tutto questo nuovo sistema e una platea molto più ampia di quello dell'uso certo. professionale in maggiori condizioni di volare, in maggiori condizioni di sicurezza. Ecco, una cosa di cui lei parlava durante la presentazione sono anche delle facilitazioni, delle semplificazioni che ENAC intende produrre in questo tempo. Una di queste, forse la più importante, riguarda le modalità di accesso alle ATZ. Le ATZ, sappiamo, sono le aree di protezione intorno agli aeroporti, sono enormi, qui siamo a Roma e la ATZ di Fiumicino prende una gran parte della città, a Milano abbiamo la ATZ di Bresso e di Linate che coprono praticamente tutto. Fa un po' specie in effetti che un drone, un SAPR o un aeromodello, come vedremo, non possa volare in città per il rischio di incontrare un aeroplano. Sembra un po' difficile, no? Si incontri un aereo in Piazza Duomo. Assolutamente vero, noi abbiamo una situazione in Italia proprio per la configurazione orografica e per la nascita del nostro sistema aeroportuale, dove il 75% degli aeroporti è nelle immediate vicinanze delle città di riferimento, 4-5 km come in media. Questo comporta che le aree dello spazio aereo controllato, quindi le famose ATZ, e in aggiunta alla TZ, i CTR, che sono ancora più ampi, normalmente includono o occupano buona parte delle città italiane. Da questo punto di vista noi avevamo già operato una semplificazione nel liberalizzare le quote fino a 70 metri dei CTR, che sono le aree più ampie. Ci stiamo avviando, in accordo con l'ENAP, quindi avendo effettuato uno studio proprio su concetti di sicurezza e di flessibilità e di liberalizzazione, a un passaggio similare nelle ATZ, quindi andare a ricavare quelle altezze rispetto in termini di vicinanza all'aeroporto, tali da consentire un uso liberalizzato dei droni senza dover incorrere né in sanzioni di legge né in infrazioni di regole dell'aria, e quindi dando una maggiore capacità a chi usa il drone anche per motivi ricreativi di poterlo utilizzare in città secondo quelle che sono le regole di attuazione del nostro regolamento, ma senza incorrere in violazioni dello spazio aereo. Viene a mancare con il regolamento EASA un po' il vostro status di lavoro aereo, quindi viene data la priorità al rischio in base al regolamento, ma meno al tipo di attività che viene svolta, è corretto? È corretto, l'approccio del regolamento europeo non fa quella distinzione che noi abbiamo introdotto nel differenziare le operazioni orientate a fornire un servizio, quindi che operano in un contesto commerciale, con le operazioni di tipo ludico, ricreativo o sportivo.
quindi assimila tutto in una gestione che vede e cerca di gestire solo il rischio legato alle operazioni, individuando in queste due categorie, open o specific, un'esposizione a rischio molto basso per le open, un po' più alto per le specific, quindi con maggiori cautele e tutele. Da questo punto di vista sicuramente è un'innovazione nell'ambiente che oggi noi regoliamo in Italia, operazione che noi tenderemo a superare già dalla prossima modifica del regolamento nazionale, nella quale introdurremo concetti analoghi in maniera tale da transitare nel sistema nazionale in quello europeo senza scossoni. Modifica che avverrà, le chiedo scusa, prima l'ha detto, non mi ricordo più, ma piacere di sentirlo dalla sua voce, avverrà questa modifica del regolamento nazionale quando? Noi immaginiamo di avere questa modifica entro l'estate, a cavallo dell'estate, in modo da consentire al sistema di avere un anno di adeguamento e di percorsi per evitare proprio un aggravio diciamo dell'ultimo momento, di Certo. quelli delle corse all'ultimo momento e una pianificazione da un lato di quelli che sono gli operatori attuali, in modo da poter fare in modo La che gli stessi si transizione. adeguino per tempo al nuovo regolamento. Perfetto. Un'ultima domanda sul futuro. Una delle cose che abbiamo sentito in aula, ed è una cosa che diciamo da tanto tempo noi di Brunezzina, si dice: ma questo regolamento EASA non è che nasce già vecchio, perché parla ancora del pilota, ma in futuro i droni avranno un pilota. Quindi il discorso del volo autonomo, che al momento non si può fare, mentre si può fare, lo ricordiamo, quello automatico. E quindi di poter portare pacchette a centinaia di chilometri di distanza, di usare, come diceva lei durante la conferenza, il drone per la mobilità urbana, quindi addirittura la gente sopra il drone che si fa portare. Ecco, secondo lei il regolamento EASA è pronto anche per le sfide del futuro, o dovremo vedere ancora questi tanti modifiche del regolamento che in molti trovano molto preoccupante, che non ci sia stabilità sulle regole? Beh, intanto la domanda è particolarmente, come dire, stimolante perché pone due tipi di problemi. Uno, l'uso del regolamento per dare le condizioni affinché certe cose avvengano. Il regolamento non è fatto per vietare, ma è fatto per consentire in determinati ambiti che le operazioni possano avvenire in sicurezza per se stessi e per gli altri. In questa accezione, un regolamento che rimane uguale a se stesso per un periodo lungo di tempo è un pessimo segnale. Sappiamo che la realtà evolve ogni giorno, si modifica e pone sempre nuove sfide. La tecnologia oggi è un driver particolarmente importante nell'evoluzione di questi mezzi, soprattutto queste tecnologie emergenti tra le quali i droni sono correttamente inseriti. Per cui immaginare di avere un regolamento statico nel tempo è assolutamente improprio, sbagliato e sarebbe anche controproducente. I regolamenti devono evolvere per accompagnare lo sviluppo delle società. Da questo punto di vista, il regolamento EASA non dà risposte per il futuro perché sta traguardando le attuali condizioni, le attuali operazioni. Non dimentichiamo che è improntato ed è finalizzato a gestire prevalentemente le operazioni VLOS, quindi a vista, in condizioni per condizioni open, quindi a basso rischio. È evidente che nello sviluppo futuro di piattaforme tecnologiche, di tecnologie abilitanti e quant'altro, si diffonderà sempre più l'uso di operazioni più sofisticate. Quali per esempio anche l'integrazione nello spazio aereo, e quindi ci sarà l'esigenza di modificare il regolamento andando verso nuovi traguardi. Quindi questo regolamento di oggi traguarda l'attuale, il futuro è ancora da scrivere e sarà scritto. Una considerazione in merito al tema del pilota o non pilota, che anche questo è stato oggetto di dibattito molto, molto intenso a livello europeo, proprio perché il regolamento si focalizza sulle operazioni VLOS. In ambiente open, il pilota ha ancora un motivo di essere chiamato tale. È evidente che verso operazioni nuove, tipo lo stesso automatico per certi aspetti, ma sicuramente quello autonomo, porranno altre sfide rispetto al profilo che l'operatore dovrà avere. Lo chiameremo pilota o lo chiameremo operatore, onestamente, credo che l'importante sarà qual è il profilo di competenza e quale figura professionale potrà andare a gestire questo nuovo ruolo. Ringraziamo quindi l'ingegner Alessandro Cardi di questa sfida. Facciamo i migliori auguri, perché mi sa che avete davanti una sfida mica da ridere. Gli auguri sono ben accolti, grazie.